macro categoria studi e boutique legali e professionali. Categoria diritto bancario. Il premio è quello di avvocato dell'anno, boutique di eccellenza, diritto bancario MPL. Andiamo subito a vedere chi è il vincitore. The winner is Danilo Lombardo, Lombardo Studio Legale. E abbiamo proprio il titolare di Lombardo Studio Legale, Danilo Lombardo, collegato, che saluto. Intanto ben trovato, grazie per essere qui. Buongiorno, grazie a voi per avermi invitato. E abbiamo collegata anche l'avvocato Brigida Troilo, Salary Partner. Benvenuta anche lei, avvocato. Buongiorno, tante grazie. Devo leggere subito però la motivazione. Ho volutamente salutato entrambi per andare a leggere il perché di questo riconoscimento. Il dinamismo, la completezza e l'esperienza ne hanno fatto uno tra i primari studi legali italiani nel diritto bancario, settore in cui l'avvocato Danilo Lombardo ha dimostrato di essere in grado di gestire le controversie con innovazione e risultati d'eccellenza. Avvocato Lombardo, lascio a lei il primo commento, ovviamente. Beh, sono molto contento, ovviamente, perché per il secondo anno consecutivo riesco a contraddistinguermi e mettermi in evidenza, soprattutto in quest'anno, che è un anno chiaramente molto particolare, perché inutile dirci che la pandemia ci ha messo alla prova sia come avvocati, sia quindi sotto il profilo strettamente tecnico dei rapporti col tribunale, ma anche sotto il profilo pratico nella gestione, diciamo, dell'emergenza in smart working. Pur non rientrando tra la categoria che era obbligata al lavoro smart working, noi abbiamo avuto, diciamo, la capacità e la tempestività di riuscirci ad adeguare e a lavorare tutti in sicurezza, superando quindi un ulteriore ostacolo verso la completa digitalizzazione del nostro servizio. Ecco, poi torno da lei anche con altri spunti che arrivano direttamente dalla motivazione che abbiamo appena letto, però avvocato Troilo, chiedo anche a lei un commento, chiaramente mettendo in relazione questo riconoscimento al periodo, come ha fatto insomma l'avvocato Lombardo. Non posso che ovviamente essere d'accordo con l'avvocato Lombardo, perché effettivamente questo premio in questo periodo penso che si possa dire rivesta un'importanza ancora maggiore, perché non è stato facile, però alla fine quello che contano sono i risultati, e questo premio non può che decretare appunto il fatto che siamo riusciti nonostante tutto ad andare avanti, e anzi anche in modo eccellente, come appunto questo premio decreta. Quindi non posso che essere felice, a maggior ragione perché ovviamente facendo parte del dipartimento di bancario posso permettermi di dire che magari questo premio anche per parte ovviamente è a me direttamente imputabile, per cui sono veramente molto contenta e ringrazio i fonti per questo. Certamente, ma infatti abbiamo proprio sentito, avvocato Troilo, nella motivazione quello che lei ha appena detto, cioè uno tra i primari studi legali italiani nel diritto bancario, quindi assolutamente al 100% sottolineo le parole che lei ha detto. Avvocato Lombardo, appunto, dinamismo, completezza e esperienza, queste sono le caratteristiche che hanno fatto ottenere un primato così importante allo studio. Motivo in più, credo, in questo momento, no? Ci riportiamo sempre lì, ancora di più bisogna essere completi, avere uno sguardo a 360 gradi. Io sono per natura un artista. Quando è cominciata la pandemia, diciamo, superato un momento iniziale di grande confusione, ho cercato di leggere nella pandemia un momento di sviluppo e un'occasione per poter trasformare definitivamente la nostra professione, che sicuramente è una professione antica che si basa su una cultura giuridica risalente nel tempo, ma ho cercato di renderla quanto più digitale possibile. Sono già diversi anni che qui in studio, insieme ai miei collaboratori, insieme all'avvocato Troilo, insieme all'avvocato Chiaramonte, che oggi non è presente ma che è con me dall'inizio di questa avventura, abbiamo cercato di sviluppare quanto più possibile, un sistema centrato di gestione delle pratiche.
Questo ovviamente ci rende molto dinamici, perché possiamo lavorare in mobilità, quindi superando anche questi ostacoli che la pandemia ci ha proposto, possiamo lavorare in tutta Italia e questo mi rende particolarmente orgoglioso perché nel corso del tempo, oltre alle competenze su cui abbiamo investito molto, oltre all'approfondimento della tematica del diritto bancario, degli NPL, credo che possiamo vantare anche un risultato di tutto rispetto sulla digitalizzazione e sul livello di tecnologia raggiunto nello studio. Beh, tutte tematiche che in questo momento sono ben importanti, sappiamo perché, non che prima non lo fossero, ma insomma ancora di più. Avvocato Troilo, anche per lei, insomma, per andare a conclusione, un ulteriore commento proprio con lo sguardo rivolto al futuro. Beh sì, proprio perché lo sguardo deve necessariamente essere volto al futuro, non solo per la nostra attività, ma in particolar modo per il diritto bancario, ovviamente la tecnologia è fondamentale e anche sotto questo aspetto devo dire che all'interno dello studio Lombardo è l'unica cosa che non manchi, perché c'è una tecnologia, una digitalizzazione praticamente estesa a qualsiasi tipo di attività che ci consente, come appunto anticipava l'avvocato Lombardo, di lavorare praticamente su tutto il territorio italiano pur rimanendo in studio, che è una cosa veramente eccezionale. Per cui non posso che decretare anche in questo senso appunto l'importanza della tecnologia alla quale noi fortunatamente non ci siamo sottratti, anzi ritengo che possiamo anche ritenerci non dei pionieri, però sicuramente è uno degli studi in cui l'aspetto tecnologico ha avuto appunto una rilevanza particolare nello svolgimento concreto dell'attività. Certamente, insomma, essere onnipresenti sfidando un po' la sorte in senso positivo, poi appunto con l'ottimismo di cui parlava anche l'avvocato Lombardo poco fa, che aiuta sicuramente, diciamoci la verità. Io saluto e ringrazio l'avvocato Brigida Troilo e l'avvocato Danilo Lombardo, a entrambi vanno i nostri complimenti e naturalmente i complimenti a tutto lo studio in attesa del prossimo riconoscimento, quando magari tutto questo diciamo periodo sarà lasciato alle spalle incrociando le dita, ma insomma l'importante è guardare sempre avanti, questo è un po' il messaggio, grazie a entrambi. Grazie a lei. Grazie, no. Grazie, complimenti. Grazie. Complimenti. Grazie.